Però delicatissimo per la permanenza il Bari che non vince da 9 partite, recupera Ingson ieri febbricitante nel Padova, reduce da 4 sconfitte consecutive, assente Longhi per problemi muscolari. I giocatori schierati al centro del campo compongono con delle lettere su ogni maglia la scritta "Dai un calcio al razzismo", un'iniziativa promossa dal Ministero per gli Affari Sociali, cui ha aderito il mondo del calcio, nella campagna indetta dal Consiglio d'Europa. Arbitra Racalbuto della sezione di Gallarate alla 29ª direzione nel massimo campionato. Da segnalare nel Padova la prima partita da presidente per Cesare Viganò. 1 minuto e mezzo di gioco in azione il Bari con Gautieri, tiro fuori. Ancora il Bari da Manighetti a Protti che si accentra, lascia partire un gran tiro di destro e respinge Bonaiuti. Cross di Parente, colpo di testa di Anderson, Gianpietro, forse con il braccio, protestano i giocatori del Bari. Rivediamo, ecco Gianpietro che stacca probabilmente il braccio dal corpo e forse c'era il calcio di rigore. Ancora il Bari, si gira Protti, tiro centrale, para Bonaiuti, punizione di Crec, Anderson va a disturbare pericolosamente Fontana. Dalla bandierina Crec, palla che si impenna sul piede di Nava, termina fuori. Entra Gerson alla mezz'ora al posto di Gautieri, punizione in favore del Bari, la batte Protti, colpo di testa di Ripa e la squadra barese in vantaggio al 31esimo. Ripa, primo gol in Serie A per questo difensore. Val Cross Gabriele, a colpo sicuro Coppola, respinge Sala. Punizione di Parente, colpo di testa di Anderson, vola e pare a Bonaiuti. Ancora il Bari in avanti, siamo al 36esimo, Protti. Si accentra, c'è un'autostrada davanti a lui, il tiro di destro va in gol, 2-0 per il Bari, 18ª rete di Protti che diventa così con questo gol il miglior cannoniere nella storia del Bari in Serie A. Ancora il Bari, il cross di Parente, Protti fa da sponda per Anderson, tiro di sinistro e la palla sfiora il palo. Con le immagini montate da Lorenzo Cea passiamo alla ripresa, nel Padova entra Fiore al posto di Sconzano, in azione Amoruso. Fa filtrare la palla per Gabrieli e in gol va Gabrieli, 8º minuto, accorcia le distanze il Padova. Vedete, l'ultimo tocco è di Gabrieli, non c'è autorete di Ingson. Ancora il Padova da Vlahovic ad Amoruso, viene fermato Amoruso in fuorigioco dall'arbitro su segnalazione del guardalinee che vedete inquadrato. Conclusione di Gabrieli, bravo Fontana, manda in angolo. Ancora il Bari in avanti con Protti che cerca spazio, lo trova ma il tiro va fuori. Il Padova in avanti. Palla per Amoruso, il tiro di destro di pieno collo piede, manda in angolo Fontana, si dispera Amoruso. Lungo traversone di Parente, palla per Anderson che fa da sponda per Protti, il tiro di Protti, para in due tempi Bonaiuti e dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Racalbuto.